Ciao ragazzi, benvenuti nel secondo episodio di Sub4Sub. In questo video vi parlerò del fenomeno del Sub4Sub e nello specifico tratterò per quanto riguarda Facebook. E vi dirò che secondo me è negativo. Perché è negativo? Forse meno negativo di quanto è su YouTube, in quanto quel tipo di commenti rimane su Facebook e non come su YouTube che viene ridotto dal sistema anti-spam. Ma su Facebook rimane nei cosiddetti gruppi, sui profili e cose del genere. Ma secondo me è pur sempre negativo, in quanto un gruppo è limitato, e che sia anche con 1.000 persone, comunque una quantità limitata. Quindi io vi consiglio di non fare queste cose nei gruppi, soprattutto di non farvi conoscere tramite questo tipo di metodi, che comunque non venite riconosciuti come personaggi pubblici o caratteri che sono già famosi, o personaggi già famosi, ma venite conosciuti come persone che vogliono farsi conoscere. E vi consiglio invece di crearvi un profilo pubblico in cui programmate i post giornalmente e collegarlo alla pagina tramite varie app in modo tale che pubblichiate Facebook, Twitter e profilo Facebook privato contemporaneamente. Gestite bene il profilo privato come fosse una pagina Facebook. Questo è tutto il mio consiglio in poche parole, e invece che sprecare il vostro tempo a gestire una spam del tipo Sub4Sub in maniera privata. Quindi questo è tutto, al prossimo video, bella!